Ragazzi, benvenuti in questo nuovo video, un pochino più triste del solito, perché oggi gireremo tutti i mondi di Minecraft che noi conosciamo attualmente, come questo qui della vaniglia 3.0, che poi quando andremo sul PC sarà il 4.0, quello della City, che d'altro in inglese sembra strano, e quello della Hardcore Series. Che comunque tra parentesi continuerà un pochino, cioè più sì, però il mondo è quello là e andrà via. Allora, questo mondo, essendo piccolissimo, perché non ci ho fatto niente ancora, cioè io avevo, ragazzi, intenzione, io pensavo fra me e me quando ho iniziato queste serie che facevo una serie molto lunga, infatti come sapete gli episodi 50 mi sono episodio 50 faremo un muro che circonda il mio territorio, no? Quel che sarebbe quello tutto illuminato. Ecco, non lo faremo proprio perché non ci arriveremo al muro 50, quindi oggi vi faccio vedere un paio di cose che abbiamo costruito, giusto proprio quelle cosine che abbiamo fatto più di tutti quanti i mondi, perché cioè non se ne andranno oggi, non è che da oggi non porto più video fino a Natale, scordatevelo, cioè usciranno, però prima o poi vi dovremmo dire addio. PS, questa è tutta una scusa perché non sapevo che video fare, quindi godetevi. Perché in genere ci deve essere Fortnite oggi, però è uscito giovedì, quindi faccio uscire questo. Quindi diciamo che faremo un pochino il tour. Beh, allora, io partirei da dove sono spawnato. Perché io sono spawnato qua. C'avevo pure lasciato i cartelli. Primo albero. Ero qui e poi mi sono girato e sono andato qui. Come vedete, partendo da qui, c'è la farm di zucche, di canne da zucchero. Infatti cantano ogni giorno. Basta. Allora, poi là c'è la farm di Netherworld. Grandissima, tra l'altro. Qua c'è la miniera, che poi andremo a vedere nei particolari. Qua c'è il magazzino, che poi andremo a vedere nei particolari. Qua ci sono le mie mucche, che ho un pochino sterminato. Ecco, ci sono le mie piantagioni che tra l'altro poi voglio rifare in questa maniera. Sempre se riuscirò. Cioè, se riuscirò le farò. Le carote sono difficili. Credo che mi andrò a cercare una pianura con un villaggio. Sì, probabilmente sì. Qua c'è il portale del Nether che non ha più. Sì, invece sì. Qua c'è il sentiero per la torre, che sarebbe quella. Là c'è il mob spawner che doveva essere un ghast, ma non lo sarà. Qua c'è il mio albero, il nostro albero, quel che dovrebbe essere degli incantesimi, l'albero degli incantesimi, però non lo sarà mai perché non farò mai le librerie perché non c'ho voglia. Anche perché questo mondo poi andrà gettato via, nel dimenticatorio. Ci sarà sempre, però sarà gettato nel dimenticatorio. Qua c'è là c'è ovviamente la mia mega farm e qua casa mia, che poi andremo a vedere nei dettagli. Comunque. E andiamo in ordine. Qua c'è casa, la mia prima casa. Con qua anche il water, tra l'altro. Poi ci sono le altre cose. Vabbè, vi faccio vedere le cose nei particolari adesso. Allora c'è il nostro carissimo magazzino che ho usato poco e male. Qualcosina, ma ho visto proprio poco. Qua gas che non servono a niente, però per ora non serviranno a niente perché ne ho tutte sparse in giro. Qua c'è la mia bellissima miniera e adesso sottolineo bellissima perché lo è, e vi faccio vedere tutto l'obbrobrio che ho costruito qui dentro. Pronti? Non so se ve l'ho già fatto vedere, forse sì, ve l'ho fatto vedere, però chi non ha visto quel video non lo sa, quindi ecco. Cioè, sono un coso di 8 blocchi, l'uno, lunghi 9. Se consideriamo anche questo 10.
Ed è una bella roba da scavare alto, uno dei quattro, quindi anche bello alto. Mi è servito per farmi la cobblestone. E qua dovevo continuarlo, ma alla fine non ha senso, quindi... Ovviamente poi questa anche la rifaremo nella nuova serie, quando uscirà, ovvero la vaniglia 4.0, dove forse porterò qualcuno. No, no, perché non c'è nessuno. Vabbè. Che tristezza. Mi ha detto la cosa più triste del mondo. Vabbè, comunque farò la stessa cosa che ho fatto qua più o meno. Cioè, come vedete, qua c'è la scala, perché scendo un pochino giù. Mi faccio una piccola area come questa, solo che sarà più grande, con qualche cesta. E poi mi farò una big stanza, alta 4 sempre. E poi farò un tipo una scalinata come ho fatto lì, tipo. No, non avete capito. Anzi, meglio, farò sta stanzetta, poi scenderò giù, sta stanzetta con... Poi farò una cosa del genere, quindi qua farò la stanzetta alta un po'. Qua questa cosa non la contate, eh? E poi qua farò un'altra scalettina, farò un altro piano in basso. E farò questa cosa qui, vedete? Più in una maniera diversa, però comunque più o meno è la stessa cosa, no? Quindi, essenzialmente questo c'era da vedere in particolare, comunque io devo far vedere ancora altri mondi, quindi... Di cui uno essenzialmente si può anche saltare, perché chi se ne... Anche perché ragazzi, vi ricordo che quel mondo... Anzi no, poi ve lo dico quando dovremo vedere quel mondo. Vabbè, adesso andiamo a vedere quello della City. Quindi, partiamo da questo. Play game. City. Tanto è rimasto su come io avevo finito il coso, vi ricordate? No, avete presente? Andiamo a vederlo. Come vedete qua abbiamo iniziato a costruire il coso, che ancora non ho finito perché non ho voglia. Poi finirò. Qui abbiamo il nostro municipio, la piazza, che è bella ma non troppo. Qua abbiamo la nostra fontana e abbiamo tutto quanto il percorso, bellino, no? Lo rifaremo sempre, comunque sarà ancora più semplice perché ragazzi, avrò intenzione di usare tanti di quei cheat dal PC che sulla Play non si possono usare, che non avete idea. Tipo no, questo qua lo devo fare a mano, per esempio, ma quello là lo posso fare in 2 secondi tramite comandi, per farvi capire con quanto boost faremo l'altro. Cioè, in 2 episodi mi farò tutto quanto. Vabbè, comunque, a parte gli scherzi, non c'è ancora molto perché non so come fare le cose, anche perché mi sono andata a stabilire in una location che proprio lascia a desiderare, fa proprio schifo, essendo piena di alberi. Infatti credo, ragazzi, che la prossima sarà su un mondo super flat, perché almeno è tutto piatto ed è meno noioso, semplicemente. Cioè, ma non perché è noioso che sia tutto quanto smosso, cioè che ci siano le montagne, gli alberi sono noiosi, capito? Se ci fosse un'impostazione per cacciare gli alberi sarei anche felice, però non c'è, quindi direi di andare a vedere l'altro mondo. Ta-ta-da, ta-da. Andiamo di nuovo, andiamo a prendere l'altro. Allora, dov'è? Argo 6. Tanto si vede anche il seed dei mondi, ma non vi conviene. O al meglio, questo sì, magari, quello là ha voglia. Ah, qua è vero, non potevo volare. Però, vabbè, scusate. Non mi scrivete nei commenti che sono un gittone se mi metto un attimo in creative sotto vostra sorveglianza e non mi gibbo niente, credo. Come vedete, qua c'è questo mondo dove vi devo dire una cosa più che altro. Vedete voi le spade e tutte le altre cose che ho? L'inventario no, tipo solo il letto. E tutto il resto, ecco,
Quelle cose le avrò sempre comunque, state tranquilli, cioè tipo queste cose qua, le cose più essenziali le avrò, tipo questa qui con questi enchant, tutti questi con questi enchant, compresi le mele d'oro ovviamente, questa, cioè no, questi no, questi non mi interessano, il secchio d'acqua, le milioni di fiotorce che ho, l'ossidiana, le ender pearl che ho guadagnato. L'arco non mi serve per forza, la crafting, vabbè, si può fare a TNT pure, non so, forza, però no, non è brutta. La mappa no, la mappa sì, però. Il disco, ma sì, dai. Tutto quanto, cioè, avrò tutte le stesse cose, solamente che spawnerò, sarò in un'altra zona, cioè non sarò qui dove sono adesso, ma sarò in un'altra zona. Tra l'altro, approfittiamo di questa cosa per andarcene via da qui, perché non mi piace proprio questa zona, ragazzi, ve lo giuro. Guardate, un bellissimo deserto che dura 2 secondi, è lungo 2 cm questo deserto. Vabbè, quindi diciamo che questo c'era. Essenzialmente questa serie sarà quella che continuerà davvero tanto. Se vi chiedete qualcosa per gli enchantment, per gli XP, volevo dire. Quindi per tipo, perché c'ho 25 livelli, se non sbaglio, no? Raga, si fa così semplicemente, no? Prendo queste. Me ne prendo un bel po', tipo qualche sack, e me lo faccio semplicemente. Non è che ci sia tanto da dire, sentito dire, eh? Non è che ci sia tanto da dire. Essenzialmente è semplice questa cosa. Perché ragazzi, mi piacerebbe a me continuarle tutte, però non si può. Cioè, io ci proverei, ve lo giuro, perché mi piacciono davvero tanto, soprattutto la vaniglia. La vaniglia è quella che mi piace di più, quindi perché dovrei lasciarla andare via così? Mi sta venendo l'agitazione a qualcosa, però non lo dico. Non le lascerei mai se fosse per me, però devo per forza. Per esempio, se cambiassi computer, lo farei, perché si può, dal computer si può, grazie a Dio. Non so, dovrei scoprire come si fa, ma si può fare. Quindi poi lo farò dal computer nel caso serva. Ma dalla play non si può, sfortunatamente. Quindi capite che quello che mi riguarda, cioè secondo per me, queste serie, io queste serie le amo, perché sono state fatte da me, quindi ovviamente. Vabbè, questa qua diciamo che è quella a cui tengo di meno, perché alla fine. Non è che ci sia molto da fare, si può rifare in 4, 4, cioè in 2 secondi si rifà tutto. Cioè il tempo di riprenderti tutti gli enchantment e tutto il resto, proprio tutto quanto, riprendersi tutto ed è fatta, essenzialmente. Tra l'altro, approfittiamo un attimo di questo coso per buttare le cose. Non so perché mi sono messo looting 3, forse per prendere. Buttiamo tutto in acqua. Non mi serve. Ci sono di quella roba nell'inventario che non si fa niente. Quindi per quello io, raga. Questa qui è quella a cui tengo di meno. Ma non vuol dire che sia più brutta. È che non ci vuole niente a farla. Cioè, basta che metto notte e combatto i mob. Tutti di destra voglio lottare questa cosa. Tanto ci siete voi davanti. Quindi. Bellina la nave. Tra l'altro io ragazzi potete capire che da piccolo ero ossessionato dalle navi. Quindi, nella nuova serie quando la faremo, figuratevi se non c'è una Cards of Vanishing da tutte le parti. Fire Protection. Blast Protection. Ecco, trovare questo loot dentro una nave non mi dispiacerebbe perché vorrei le patate. Magari non poison, ma le vorrei. Sarebbero brutte da avere. Oh, ma è una presa in giro. Fortuna. Mamma mia, la tosse. Fortuna che ci siete anche voi a vedere, perché sennò. Allora. Andiamo. Prendiamo anche questa. Poi esploriamo mercoledì. Cosa fai? Mending? Ah,
Sì, ma non proteggono niente, cioè. Peccato che erano di questo tipo, perché se erano di diamante le univo assolutamente alle mie. Vabbè, comunque, infatti penso che poi i prossimi così saranno tutti tipo mending su tutte le armi, perché non le ho. Anche se non conviene tantissimo, però. Beh, in effetti spaccare carbone potrei farmi tipo per i cacchi miei, no? Una cosa di carbone, che cos'è? No, questa cosa non può essere fatta a caso. Non ci credo. Perché pensavo fosse un igloo? Cioè, anche voi non pensavate fosse un igloo, tipo. Una cosa del genere. Pure quella. Quella sotto. Vabbè, comunque. Direi che posso concludere qua. Dai, vabbè, dai. Raga, ma io non ci posso credere. Tre navi nello vicinissime. Mamma mia, solo roba inutile. Cioè, ragazzi, se fosse nella serie della vaniglia sarebbe un loot bellissimo, però capitemi, non mi serve a niente in questo caso. 3-3 sul map dove magari trovo qualcosa di bello. Vabbè. Dicevo, dammi tutto, like, commento, iscrivetevi, attivate la campanella per ricevere notifiche da qua. No, questa qua però lo dovrei dire all'ultimo perché è più bello. All'ultimo, condividete il video, seguitemi su Instagram, c'è scritto nel banner del canale, se cliccate sul canale c'è il coso che mi dice come ti chiamo, fate la stessa cosa su Twitch, sempre in quel modo. E la mia suggerimento è tutto, bye bye, followatemi da tutte le parti, bye bye.